amici cacciatori, ben trovati. Siamo in Lituania con Roberto Meloni, titolare dell'organizzazione qui, Lituania Club. E Roberto, racconta come è iniziata questa avventura, nella quale ti ringrazio di averci invitato e di averci reso partecipi. Grazie a te di essere venuto innanzitutto. Come è iniziata? Io mi racconto un attimo brevemente, sono uno sportivo, pratico judo, sono allenatore di judo, quindi per 20 anni ho praticato judo in tutto il mondo e ho coltivato delle amicizie. Queste amicizie oggi mi portano qui in Lituania, in Lituania Club, dove ho ritrovato un mio amico di vecchia data, praticante di judo, che mi ha invitato a vedere la sua realtà. Oggi siamo riusciti a organizzare, diciamo loro in primis, ad organizzare una situazione per i cacciatori che ci vengano a trovare dall'Italia. Abbiamo visto cacciatori venire da ogni parte praticamente d'Italia a praticare anche diverse tipologie di caccia, dalla beccaccia agli ungulati, cacciatori che praticano la caccia con l'arco. Diciamo che offri diverse tipologie di servizi. Qui si può arrivare in due modi sostanzialmente. Noi siamo arrivati in aereo grazie ad un servizio organizzato di trasporto cani. I cani ci hanno preceduto, sono arrivati qui, si sono ambientati, perché ovviamente anche è ottobre, quindi lo sbalzo climatico è notevole rispetto all'Italia. Oppure si può arrivare via terra con i mezzi. Sì, sono intorno ai 2500 km. Però ecco, i cacciatori a volte preferiscono venire con i propri mezzi per il fatto che portano un po' più di cani al loro seguito, perché poi il tempo di stare qui è una settimana, sono 6 giorni di caccia. Come vedrai, per i cani è molto molto faticoso, anche se è un terreno pianeggiante e quant'altro, però ci sono moltissime difficoltà. Cioè, è bene alternarli. Come sono organizzati questi terreni che gestisci, questa riserva? Allora, noi abbiamo 3 riserve di circa dai 180 ai 200 mila ettari, tra bosco e anche prato, comprende, quindi. E la caccia è suddivisa in 6 giorni, ogni 2 giorni cambiamo riserva. Sono situate in 3 zone completamente diverse, una a nord, una a sud-est e una a sud, e proprio per vedere un po' la migrazione, come procede, in quale foresta ci sono di più, in quale meno, perché a rotazione cacceremo sempre 2 giorni in una, 2 giorni in un'altra e 2 giorni in un'altra ancora, dividendola sempre metà riserva e metà riserva. Non si girerà mai 90.000 ettari per 15, 20, 30 persone, però diamo più possibilità al cacciatore di cambiare posto durante la giornata. Certo, quindi un doppio vantaggio, più possibilità di incontro per il cacciatore e anche meno pressione, certo, se così vogliamo chiamarla, perché le estensioni. Sì. La riserva viene utilizzata un giorno a settimana, diciamo, e poi viene utilizzata l'altra settimana, quindi ha molti giorni di riposo. Qui le beccacce sono presenti sia in modo stanziale, cioè quelle che qui, certo, vengono per nidificare e che poi si spostano negli areali più a sud, e sia quelle che arrivano invece da nord, dalla Scandinavia. Questa è la rotta di migrazione che poi continua e arriva ad interessare i paesi più a sud. Qui la caccia si svolge in quale periodo? Allora, vedendo un pochettino la migrazione che è un po' andata in avanti, io i primi anni iniziavo i primi di ottobre. Adesso vediamo che le temperature sono un po' più alte e quant'altro, l'abbiamo spostata un pochettino da metà ottobre fino al 15 novembre, 10-15 novembre è un buon passo, è una buona soluzione per far venire i cacciatori. Chiaramente stiamo parlando di animali migratori, di temperature, di venti e quant'altro. Però la cosa positiva è che abbiamo le beccacce stanziali, come abbiamo detto precedentemente, quindi bene o male si trovano sempre un buon numero di beccacce. Sono più difficili, quello sì, sono sicuramente vivono a casa loro, diversi, però è molto più, forse anche più bello. Diciamo che per i giovani cani, per tirare sulle giovani promesse, ovviamente è scontato dirlo, sono più indicate le beccacce di entrata, certo, di passo. Però con i cani invece più esperti sicuramente è una caccia più provante quella, sì, quella sulle più sportiva, beccacce. Diciamo. Esatto, esatto. La casa di caccia che vediamo qui alle spalle, come in generale gli alloggi, sono tipici del luogo. Infatti ho visto che ti avvali anche della collaborazione di ragazzi, sì, del posto, di guide, e c'è un'atmosfera, questo posso dirlo, molto familiare sin da quando, sì, si arriva.
A me piace questo, creare la vacanza, l'atmosfera giusta, le risate la sera, quindi questo, come vediamo, sia questo che sia l'altra stanza, questo è il campo base dove teniamo la maggior parte dei cacciatori. Poi abbiamo un'altra situazione a Birzai, qui vicino, parliamo di 15 km, però questo è il campo base dove si fa colazione, la cena, tutti quanti insieme. Sono tutte stanze doppie, però come vediamo non è un hotel, è una casa caccia, veramente una casa per far sentire il cacciatore a casa. Le riserve sono 15 minuti di distanza, soltanto una di riserva è un po' più distante proprio per monitorare. Mi avvalgo delle persone, come dicevo prima, del mio amico judoka, diciamo così, che gestisce poi tutto quanto la situazione dei cacciatori durante la giornata, nello spostamento, perché loro comunque conoscono meglio i boschi di noi, quindi sono nati qui e quindi riescono a monitorare tutto il bosco e anche a spostare in base alla situazione dei venti, del tempo e di quant'altro. Quindi loro, qualsiasi cosa succeda a un cacciatore, il cacciatore chiama a me e io chiamo loro e immediatamente vengono spostati i cacciatori. Perfetto, quindi questo è fondamentale, avere sempre un'assistenza pronta sul territorio. I cani li abbiamo sistemati in canili in legno, confortevoli, sì, stanno abbastanza comodi. Stanno insieme, quindi diciamo a gruppi di tre cani si aiutano anche con le temperature. C'è da dire che loro purtroppo non hanno la mentalità del canile, del cane, perché qui la caccia alla beccaccia l'abbiamo fatta conoscere noi, loro non la conoscevano, qui fanno caccia agli ungulati e quant'altro. E quindi fargli capire la cultura per noi cacciatori a beccaccia, che il cane è più importante di noi, ci ho messo un po' degli anni, però alla fine con tanta fatica sono riuscito a fargli creare un canile discretamente bene per i nostri cani, con tutto quanto, diciamo, i comfort per una settimana va bene. Tutto pronto, abbiamo parlato anche troppo, mettiamo fucile nel fodero, in mezzo lo vedo pronto, i cani sono su, partiamo. Pronti, via. Bravissimo!
Giacomo. Quanto sei? Vieni qua, sto qua, sono io, eccomi. Eccomi qua. Sono questo. Bravo. Bravo. Bravo Roberto, bravissimo, grande. Bravo per davvero. Bravi, belli tutti e due. Oggi ne parlavamo prima. Ha preso anche un ramo. Guarda, lascia. Lascia, dai, bravo. Bravo, Max, bravo. 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 L'ha presa molto distante. Sì, sulla strada. Poi nel... Ecco. Ci ha messo... La giusta cautela dove serviva cautela e poi la giusta cattiveria dove serviva cattiveria per tirarlo so fuori da lì. Bravo. Tremo. E a me mi emoziona. No, è stata... Io l'ho goduto tutto lì dal bordo della strada, mi sono fermato lì. Era bella chiusa tutte e due, abbiamo fatto anche noi un bel servizio. Bravo. Bravi noi, ma soprattutto i nostri amati ausiliari. E anche voi. Un giovane. Questa si fa bietto però, eh? Bravo qua. Bel tiro. Bello perché io neanche l'ho vista e né sentita. Sì, sì, no, io eravamo apprezzati. Bene, bene, però a me aveva fregato. Benissimo. Quindi ci siamo arrivati bene perché poi siamo in tanti in mezzo al bosco, quindi. Bellissima beccaccia. Si era nascosta come fanno spesso. Lì sotto l'albero caduto. Però come la confermate prima abbiamo fatto ancora un'ennesima bella azione.